Buona domenica. Oggi per i servizi al cittadino parleremo della presenza dell'INPS sui social media. L'INPS utilizza i social media a fini istituzionali, di interesse generale per informare, per ascoltare, per capire le esigenze dei cittadini in un'ottica generale di trasparenza e di condivisione. L'INPS, ma anche la pubblica amministrazione in genere, utilizza i social media come strumenti fondamentali per accorciare le distanze dei cittadini e per rendere fruibile la pubblica amministrazione e per renderla alla portata di, come si dice, di smartphone e di tablet, quindi in una maniera molto diretta e molto partecipata di fruizione dei servizi. Alla base, c'è il concetto del no, mai senza. Come vediamo dalla grafica, mai senza una comunicazione personalizzata, quindi si veicola il messaggio giusto al pubblico giusto, mai senza ascolto per soddisfare i bisogni dei cittadini ed imparare ad anticiparli, mai senza interazione per costruire la relazione con i cittadini attraverso il dialogo e gestire la complessità. Con queste premesse vediamo quali sono i maggiori canali social dell'istituto. Innanzitutto partiamo da Facebook, che ha quattro canali social, l'INPS per la famiglia, dove informa e comunica al pubblico interessato a prestazioni, erogazioni e scadenze relative alla famiglia. L'INPS ai giovani, dove l'INPS informa, comunica, ma anche educa un pubblico di studenti sui concetti della previdenza e del lavoro. L'INPS credito e welfare dipendenti pubblici, dove l'istituto informa e comunica con il pubblico dei dipendenti pu e dei pensionati della gestione pubblica e i loro familiari. E il quarto canale, INPS lavoratori e pensionati migranti, dove l'istituto informa e comunica con il pubblico dei lavoratori migranti sia in entrata che in uscita nel nostro paese. Ma non è solo Facebook il canale social utilizzato dall'INPS. L'INPS è presente su Twitter, a cui si rivolge a un pubblico di fruitori particolari e intermediari tra cittadini e l'istituto, come esperti di settore, giornalisti ed istituzioni. Ma è presente anche su LinkedIn, che è la vetrina istituzionale e professionale dell'istituto, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con università ed aziende. È presente anche su YouTube con dei canali tematici dove è possibile accedere a servizi e a filmati anche in chiave più dettagliata per i necessari approfondimenti. Ed infine, da poco è presente anche su Instagram dove si raccolgono le immagini dell'istituto ed è da sottolineare che è fruibile attraverso Instagram anche il patrimonio, quello che è il patrimonio artistico dell'istituto. Quindi sui social INPS è benvenuto il dialogo e l'ascolto e si privilegia anche la comunicazione diretta, si privilegiano le segnalazioni di malfunzionamenti oppure di criticità e si privilegiano anche i commenti e le richieste di chiarimento. Ovviamente non vengono accettati termini volgari oppure incitamenti all'odio o offese personali o diffamazioni. Queste sono diciamo, le linee guida. Infine, come vediamo dalla grafica, lo scopo dell'istituto è usare i social media non per parlare di se stesso, di essere autoreferenziale o di mettere in vetrina i propri servizi, ma la presenza dei social media è per capire le esigenze dei cittadini e riuscire attraverso un ascolto diretto ad anticiparne i bisogni. Grazie ancora e buona domenica.